Benvenuti, siamo Giovanni Bortoluzzi. E Walter Mantovani. In questo video vi parleremo delle tecniche di canto di gola o gutturale, o meglio ancora, throat singing. Sono quelle tecniche che prevedono l'utilizzo delle false corde vocali al fine di arricchire la voce di armonici. E abbiamo principalmente due modalità, una in vibrazione ed una in costrizione. La modalità in vibrazione è quella che prende il nome di carghirà o basso sardo e si ha quando le nostre corde vocali, che sono queste, mentre vibrano, fanno vibrare anche le false corde vocali che stanno sopra. Quindi l'effetto è questo. Le false corde in questo modo vibrano a esattamente la metà della frequenza delle corde vocali vere. Quindi noi abbiamo la voce normale parlata che continua ad andare e aggiungiamo semplicemente le false corde che vibrano anche loro in una specie di tandem. E poi abbiamo invece la costrizione. Ecco, invece le stesse corde, false corde le possiamo utilizzare senza mandarle in vibrazione, possiamo utilizzarle solo adducendole della giusta quantità per provocare una modifica del timbro. Facciamolo sentire che è più facile. E abbiamo diciamo, un arricchimento anche in questo caso del timbro della voce. Questa modalità, per esempio, nella ricca terminologia tuvana viene definito correcter, e che è anche la base di molti stili, sempre appunto di canto difonico tradizionale. Per riuscire diciamo, a innescare questo meccanismo, potrebbe essere utile, per esempio, partire da una voce di Fry. Quella che si fa quando arriviamo a casa stanchi dopo lavoro e andiamo sul divano, quindi finalmente. Oppure si ricorda il film E.T., la voce del piccolo alieno. Telefono casa. Esattamente, quella. Quindi partendo da questa voce, che ha una sensazione di rilassatezza, quindi non c'è una costrizione vera e propria. E a questo punto immaginare di aumentare il volume, quindi aumentare il volume della voce, quindi dando più pressione polmonare anche a livello di diaframma. E vedrete che comincerà in automatico a sentirsi un senso, la necessità di fare costrizione in gola per mantenere il volume, diciamo, non troppo, diciamo, più stabile e non dare dei picchi che possono anche far male. Quindi automaticamente ci viene da stringere la gola se aumentiamo il volume. Prova anche se vuoi tu. Sì. Ecco, una cosa da non fare qui invece è di cercare di stringere subito, perché se stringiamo subito l'errore che si può fare è quello di chiudere sia le corde false che quelle vere, e quindi con un suono del tipo che questo vi irriterà le corde vocali vere che, attenzione, sono molto delicate, quindi si arrosseranno e potremmo avere anche dei seri danni. È sempre preferibile utilizzare, come propone giustamente Walter, il vocal fry, che è una condizione rilassata. Un altro esempio da fare è immaginare il suono della pecora, quindi. E quindi è un suono costretto che però ricorda un fry. Invece, per quanto riguarda la tecnica di vibrazione delle false corde vocali, abbiamo un paio di esercizi. Il primo, che è il più semplice in assoluto, è qualcosa che tutti facciamo perché è una necessità di vitale importanza. Spieghiamoci meglio. Le false corde servono a espellere eventuale cibo o acqua che va di traverso. Quindi questo movimento che ci salva la vita ed è quello dello schiarirsi la voce o il colpo di tosse. Quindi quando facciamo con una certa anche convinzione, perché se dobbiamo liberare la gola da una possibile ostruzione, dobbiamo utilizzare un po' di energia, quindi e
ed eccolo lì che c'è il suono di false corde che vibrano assieme alle corde vere. Quindi questo è un suono che tutti fanno, però se lo vogliamo imparare a gestire, dovremmo iniziare a farlo sia con un po' di potenza che con un po' di delicatezza e soprattutto per poco tempo. Quando ci sentiamo sicuri, allora proviamo a mantenerlo costante nel tempo. Però inizialmente il nostro consiglio è quello di farlo per meno di un secondo, quindi quando vi sentite confidenti con la tecnica, allora la prolungate. Chiaramente non dovrete sentire del pizzicore, perché se sentite del pizzicore vuol dire che magari non siete sufficientemente idratati, allora in quel caso lì tenete un bicchiere d'acqua a portata di mano, perché le false corde non sono abituate a vibrare per lungo tempo, quindi bisogna dargli il tempo di autolubrificarsi, quindi ci vuole un po' di tempo fisiologico. Provo a farlo anch'io un Prova, attimo. sì. Non riesco ancora a mandarlo in risonanza perfetta, è ancora non troppo periodico come suono, però Però il movimento è quello l'importante è giusto. questo, si sente. Provalo ancora un po', magari con note diverse anche. Il fatto di cambiare nota può aiutare perché siamo tutti diversi, quindi abbiamo delle zone di comfort che variano da persona a persona. Quindi, mentre che schiarisco, anche mettere un po' di voce che mi innesca. Esatto, hai detto bene, innesca. Questo è un suono particolare, una tecnica vocale particolare, perché all'inizio c'è sempre bisogno di quel movimento di messa in moto, come un motorino d'avviamento. C'è bisogno di quella porzione di aria extra che inizia a mettere in moto per inerzia le corde false. Quindi quando stanno iniziando a muoversi, allora ecco che le corde vere si chiudono e creano un flusso d'aria costante che produce questo suono. E questo ci rimanda al secondo esercizio o spunto per imparare questa tecnica, che se non ha funzionato il primo potete provare questo, ed è quello di imitare un cane di grossa taglia che abbaia. Quindi che è un suono con un po' di aria che ricorda anche quello del gorilla, no? Dello scimpanzé. Quindi potete utilizzare l'immagine che preferite e provare a fare questo suono breve per intanto capire dove sono le false corde e come queste iniziano a muoversi. Senza voce lo faccio. Sì, questa volta senza voce, prova. Ok. Consiglio anche di usare un suono V. Esatto, quando inizi a sentire che le false corde sono lì e che rispondono al tuo comando, allora puoi aggiungere anche la tua voce parlata. E questa è una cosa molto importante, che la base deve essere la voce parlata, non dovete camuffare la voce per ingrossare il suono, per renderlo in qualche maniera, perché la tecnica deve uscire pura e naturale e poi in un secondo momento essere affinata. Esatto. Bene, questo video finisce qui. Vi abbiamo dato sufficienti spunti per iniziare ad esplorare questo mondo del canto gutturale o throat singing. Potete contattarci, Rifacciamo. non diciamo niente dopo il sito. Ciao. Va ottimo, sì, mi piace questo, Ciao. ciao. Bene, per questo video. Sì, per oggi è tutto.